Liberi.tv, Riccardo Cristiano, 5 marzo 2016, perché è importante essere qui oggi? Perché rivendichiamo dei diritti che aspettiamo da oltre 30 anni, che purtroppo ancora vediamo lontani. Il decreto, il DDL Cirinnà era il minimo sindacabile che avevamo insieme alla Monica in tante occasioni, in tanti incontri avevamo cercato di ottenere questo minimo, il fatto che non ci sia stata da questa possibilità e soprattutto per quanto mi riguarda i bambini, che è una cosa, no, propriamente figli di un Dio minore, e quell'articolo che hanno tolto, la fedeltà. Io farò un piccolo intervento più tardi, sono la Presidente del Gay Project e sottolineerò che questa cosa mi ha profondamente offesa. È un'offesa nei confronti, penso, di tutte le coppie, anche perché le coppie cosiddette tradizionali vengono, tra virgolette, paragonate a quelle invece omosessuali, perché la fedeltà è qualcosa invece di accessorio alla fine. No, ecco, ci hanno voluto ancora una volta relegare in quel limbo quasi inferno di persone non affidabili, promiscue, oscure e peccatrici. No. Effettivamente c'è questa similitudine. Francamente sì, tipica di un catto e basta, non voglio dire altro. Quindi ci aspettiamo un intervento dal palco da qui a breve? Sì, per quanto mi riguarda un brevissimo intervento, presumo, sono in attesa veramente di Imma Battaglia, se verrà lei sarò felicissima che parli lei per tutti noi, ma se lei non dovesse venire porterò avanti la bandiera della mia associazione con pochissime ma sentitissime parole. Grazie mille, buona manifestazione e speriamo veramente nell'uguaglianza dinanzi alla legge di tutti i cittadini. Assolutamente, di tutti. Io mi batterò, e anche questa è un'altra cosa, proprio per i pari diritti, per tutti gli esseri umani. Grazie. Nessuno escluso.